Una bellissima mostra organizzata dall'Uni3 Rivarolo Fabbri e Feletto al Salette Lomellini, l'atelier di Corso Dante. Sì, è una prima uscita che speriamo di uscire da questo tunnel che ci siamo messi e siamo molto fiduciosi che insomma il virus ci lasci stare e quindi abbiamo approfittato di questa occasione che il professor Poli, che conosceva Nando e Andy, l'artista, ma che abbiamo anche conosciuto anch'io, di questo mi fregio di averlo conosciuto, era una persona eccezionale per quel poco che ho potuto conoscerla, quindi sono molto contento di che l'Uni3 abbia fatto questa mostra, far riconoscere anche le opere insomma dei suoi incisori, del suo atelier che girava attorno a lui. Ecco. Un po' un'anticipazione a quella che è la stagione dei corsi accademici di Uni3. Sì, no, un po' un'anticipazione, adesso abbiamo fatto un programma che il professor Poli ha già fatto, abbiamo programmato fino a Natale, quindi faremo una lezione di tutte le settimane e se riusciamo anche due lezioni di yoga, perché è molto sentita la cosa, quindi se riusciamo a mettere in piedi, dovremmo riuscire. Adesso, la prossima settimana inizieremo con le iscrizioni nella salette qua che il comune ci ha dato e quindi vediamo come. Però i corsi verranno fino a Natale fatti a Fabria, perché il comune ci dà il salone. Ecco. L'atelier di Corso Dante, perché questo titolo? L'atelier di Corso Dante era lo studio, un grande studio del pittore, incisore Fernando e Andy, che faceva chiamare Nando. E noi siamo insomma, allievi, dilettanti. Tre degli espositori oggi, uno è architetto, l'altro restauratore, il sottoscritto, un po' tutto, medico in particolare, e ci trovavamo ogni venerdì sera da lui a dipingere, ma soprattutto incidere, e ci siamo trovati bene, c'è stata una grande amicizia che è durata negli anni, e questa mostra in realtà è una scusa per rivivere un momentino con gli amici e spero con spettatori interessati l'atmosfera, un pezzo di atmosfera che usavamo avere con lui, e buona parte delle opere in esposizione sono di Nando e Andy, e alcune proprio particolarmente belle. Quindi diciamo è una mostra così, pensata solo per ricordare lui, ecco, per ricordare i momenti insieme. Fino a quando resterà in esposizione? Anche qui abbiamo voluto fare una cosa, diciamo, appartata, piccola, in questo gabinetto delle stampe, si adatta benissimo alle stampe, e fatta un po' per noi, devo dirlo egoisticamente, e durerà poco, durerà fino in occasione della festa di San Michele in Rivarolo, abbiamo preso questa opportunità che ci è stata concessa, devo dire, dall'assessore Costanza Contacanova e dal sindaco, sempre molto attenti alle attività culturali in Rivarolo, in particolare devo dire attenti nei nostri confronti Uni3 Rivarolo Fabbri e Feletto. Quindi 7-10 giorni e ce la godiamo. Aprirà il tesseramento dell'Uni3, dove e in che orario? Allora, nella saletta, quella delle minoranze, vicino al comune, da lunedì pomeriggio sarebbero il 4 ottobre, dalle 16 alle 18. Poi per tutta la settimana, il 5, il 6, il 7, fino al sabato mattina dalle 10 alle 12. E poi ancora il lunedì e il martedì successivo, sempre dalle 16 alle 18.